Salve a tutti terrestri e benvenuti in un nuovo video di Marziani con il Pad. Allora, sì, non è la scrivania di casa mia questa, perché penso che immaginate che io non vivo in una specie di universo cartonato. Siamo su, mamma mia, come si dice questo? Keep Talking and Nobody Explodes. Cos'è? È un gioco in cui è necessario disinnescare bombe. Ma è un titolo che si deve giocare in minimo due giocatori, ma si può anche giocare in squadra, insomma, comunque minimo due. Perché? Perché chi deve disinnescare la bomba ha bisogno dell'aiuto di qualcuno che abbia il manuale di disinnesco, e tra di loro non devono guardare gli uni gli altri. Non ci avete capito niente. Allora, chi ha il manuale non deve guardare la bomba, chi ha la bomba non deve guardare il manuale. Pertanto abbiamo qui con noi quest'oggi un ospite speciale, una marziana onoraria, che vi presento con il nome di Andriel. Salve a tutti terrestri! Che tra l'altro è la mia ragazza, sapete, raccomandazioni, eh? Ma allora, come siamo combinati? Intanto siamo face to face, perché il microfono, i nostri mezzi professionali proprio di ultima generation, di ultima generazione, per mantenere sempre l'italiano, che il gioco in inglese, vabbè, comunque, ci permettono di stare praticamente faccia a faccia, perché c'ho il microfono, al solito voi sapete come sono combinato io col microfono delle Turtle Beach P11, e quindi ci siamo organizzati come possiamo, cercando di non sbirciare a vicenda. Allora, siamo gli onesti. Sì, vabbè, dai, alla fine. Tanto anche quando non ci vedono. No, ma voi fidate. Allora, io siamo proprio all'inizio. Facciamo una bomba semplice, tanto per farvi capire come funziona il gioco, anche perché non ne ho sbloccate quelle dopo, che sono io ancora alla 2-1, quella proprio, quella dopo il tutorial. Sì. Babba è un termine che su Marte significa semplice. Vabbè, vi faccio anche da traduttore. Allora, iniziamo. Vabbè, questa l'ho fatta, vabbè, la rifacciamo, dai. Sì, dai. Allora, vi spiego un pochettino qua come funziona. Noi abbiamo una bomba, ancora non l'ho aperta la bomba. Posso guardare, vabbè, allora, sì, dai. Sì. Questo è, diciamo, il resoconto della bomba, che è tutto qua in inglese, vabbè, comunque. Quello che ci importa è che abbiamo 5 minuti di tempo, 3 moduli da disinnescare, perché la bomba è divisa in moduli, e 3 tentativi. Dopo questi 3 tentativi, o allo scadere del tempo, ovviamente scoppiamo. E iniziamo. Guardate, puoi girare. Allora, non guardo, tranquillo, faccio l'onesta. Allora, iniziamo in una stanza buia. Intanto qua l'orologio, ho notato che dice veramente l'orario in cui stiamo registrando. Allora, abbiamo modulo dei cavi. Vai. Abbiamo 5 cavi. 5 cavi. L'ultimo cavo è nero? No. Allora aspetto un attimo. Quanti cavi rossi ci sono? Uno. Quanti cavi gialli? Nessuno. E allora questo non è. Intanto dovevo ancora ingrandire il modulo. Cavi neri? No, non ce ne sono. E allora devi tagliare il secondo cavo. A posto, fatto. Allora. Meno uno. Tasto gigante con scritto detonate. Aspetta, perché questo com'era? Detonate, è giallo. È giallo. Quante batterie ci sono? Allora, come si faceva le batterie? Dovevi girare? Sì, è il tasto, non mi ricorda. Allora, ci abbiamo una batteria solamente, sì. Solo una, guarda bene. Sì, una. Ok. Una bella grande, non mi posso sbagliare. E allora questo non è, un attimo perché fa il manuale lungo. 3 minuti e 45. Vabbè, ce la facciamo. Non sai quello che c'è dopo. Non distrarre. Il conducente. Tieni premuto fino a quando non diventa la striscia. Non compare la striscia. È rossa. Quando il conto alla rovescia ha un 1 in qualsiasi posizione. A posto, fatto. Perché eravamo nei 10 secondi. Allora, ora c'è il modulo quello bello, quello con il memory. Quello, il 2, lo schermo con i 4 numeri. Oddio sotto. Oddio santo. È questo che... Ma io qua ci vuole la carta. Ora prendi la carta, perché sennò non è possibile. Aspetta che siamo...
muniti qua di carta e penna. Dai, che io mi scrivo le cose. Allora, intanto Ah, il 2, dimmi. no, sì, vabbè, 2. Premi bo il bottone nella seconda posizione. Seconda posizione. Allora, quindi io premo posizione, numero era il numero Che numero ti è 2. spuntato? Di nuovo 2. Allora, premi il bottone nella stessa posizione della fase 1. Ok. Numero? 3. Il bottone della terza posizione. 2. Il bottone nella prima posizione. Numero? Ultimo stadio, 1. Il bottone con lo stesso numero della fase 1. Stesso numero, fase 1 era 2, mi 1. pare. No, era la posizione 2, però il numero era 1. Fatto. Meno male che è scritto perché non me lo ricordavo. Memory carta e penna questo. Diciamo Abbiamo che qua abbiamo un po' memorizzato. imbrogliato, No, eh? vabbè, perché? Alla Era fine. memory. Vabbè, è sempre una memoria fisica. Allora, questo è quello lascio raddoppia. È praticamente. No, non c'è il. Non è il modo. Ti sto spiegando la forma. Sono 5 minuti di tempo e 6 moduli e 3 errori. Tanto è qua ancora tutto buio. C'è ancora Cavi. la luce, cavi, quanti cavi? Ci abbiamo 5 cavi. L'ultimo cavo è nero? 31, a posto. Vai. Allora, adesso ci sono due moduli che sono quelli con il tastierino con i simboli strani. Ah, cosa mi piace, dai. Allora, iniziamo col primo. Abbiamo la racchetta, Ok. il punto interrogativo capovolto, la Ok. stellina bianca e la H con la H, sì, Con una col specie di codina. codino, sì. Allora, racchetta, stellina, X e punto interrogativo. A posto, vediamo l'altro. Allora, l'altro ci abbiamo la AE, quella, il dittongo AE. Oh sì, ok. Quello del vocabolario. Sì, l'omega, che non sono io, perché non c'è il Oh. 5. L'hai trovato? Non so come l'ho capito. Poi c'è Parole tue. la xi, che cos'è la. Il mezzo cancelletto, Mezzo quello tipo cancello. l'hashtag, però a metà è inclinato. Sì, qui. E poi c'è una specie di candelabro, insomma, Sì, il col tridente di tridente, ecco, il Nettuno. Ok, tridente, ecco, allora il veniva come cancelletto ho fatto male. un. Il dittongo. Sì, e Il tridente, dici tu. l'omega. Allora. A posto. Ah, più veloci siamo stati, 2 minuti e 11 secondi mancavano. Nuovo record. Sì, perché non l'avevo mai giocato Ah, questo. uguale allora. Dai, best time. Ottimo. Ora però ti ci metti tu. One step up. Rifacciamo le stesse per vedere. No. Fai quello Ah. più difficile Grazie, amore tu. mio. Prego, quando vuoi, a disposizione. A dispositivi. Sì, a disperazione. Abbiamo cambiato posizione, se non avete capito, se non ci avete visto. Mi sa di no. No. Ah, intanto noi perché siamo messi al contrario? Perché il manuale l'abbiamo stampato su carta, perché sennò veramente era impossibile. Tra l'altro, per fortuna ho trovato il manuale in italiano, tradotto in italiano, che è linkato direttamente sul sito degli sviluppatori del gioco. Che poi riportano a una discussione di Steam dove ci sono linkati i vari manuali. Allora, andiamo? Sì. Allora. Beh, allora cominciamo con i simbolini, dai. Ma. Ok. Allora, abbiamo la P capovolta. Ho Ah, specchiata per attenta. come È la. la P quella nera del. Sì. Ah, ok. È il simbolino strano, quello col triangolo, la E capovolta, la Sì, T. sì, sì, Ok. ok. La specie di sigma. Sì? E la T B. Messe insieme, cioè la T e la B Ok, allora, sovrapposte. la sigma, Va. la P, Menuto sigma P. qual è l'altro? Il triangolino E strano, sì, l'altro? la TB. TB e triangolino Ok, con i piedi. vai. Il pulsante hold Ah, ok, pulsante gigante. bianco.
Allora, hold. Non è rosso, il colore è bianco. Allora, se il bottone è di colore bianco e la bomba ha un'etichetta con scritto car. Aspetta, devo andare a prendere l'etichetta un attimo, dov'è? Gira, vedi se c'è l'etichetta, eh. Non è il numero seriale. No, è un'etichetta con una specie di LED, che può essere acceso o spento. No, mi sembra di no. E quante Sì. batterie ci sono? Più di due? Sì, tre. E c'è un'etichetta, un indicatore con scritto FRK? E allora, vabbè, tieni premuto e mi dici il colore della striscia. Blu. Blu, vabbè, azzurra e appena c'è un 4. Che fretta. Solo 3 minuti mancano. Voglio. Fatto? Ok. Il memory, visto che ti piace tanto? Mamma mia, c'è carta e Ah, questa volta faccio io, ok. penna. Vai. Vai, ok. Oh, Dio santo. Il labirinto. Mamma mia. E abbiamo meno di 2 minuti. Beh, dai, ce la facciamo. Allora, dimmi dove sono i tondini verdi. Prima riga, seconda colonna. Ok, trovato. Allora, me ne basta uno, tanto l'ho trovato subito. Allora, Il triangolino. Aspetta, qua dovevi muovere tu la luce bianca fino al triangolino. sì. La Allora, dov'è la luce luce bianca? bianca è seconda riga, quarta colonna. Seconda riga. Quarta colonna, ok, e il triangolino? Penultima riga, seconda colonna. Ok, allora, destra, su, destra, giù, sinistra, giù, sinistra, giù, destra. Destra, giù. Dov'era il triangolino? Nella penultima riga. Seconda. Penultima riga, che colonna? Ok, allora fai tutto a sinistra fino alla parete, poi sali di 2, di 1 a destra e scendi. Fatto. Madonna, sì, abbiamo finito. 21 secondi. Ah, però 21 minuti. Sì, 21 minuti. Cioè, guarda qua che giro che ma. Guarda che Capito? giro qua che ho Sì, il giro avuto. del quadrante mi ha fatto fare. Boh, è fatto così. Hai 21,75 per la precisione, visto? mo. Il memory. Ok. Ok. Visto che te lo sei chiamato, è Simon, Simon. aspetto. Simon comanda e noi rispondiamo. Allora, figa. Intanto il numero di serie contiene una vocale? Aspetta che me lo vado a cercare. Sì, la E. Contiene una vocale, vabbè, sì, basta una vocale. Allora, siamo senza errori. Ok. Dica. E Appena si illumina. Il rosso. allora clicca il blu. Venuto Rosso assai. giallo. Blu verde. Rosso, giallo, verde. Blu, verde e giallo. Finito. Pensavo Oh. di più. Bottone press. Fatto. Mamma mia. Quanto? 31 secondi, dai, Ah, questa beh, volta un po' di più. Ora si fa interessante il gioco, dai. dai. Questi qua non li abbiamo mai visti. Hihihi. Anche perché poi, vabbè, alla fine poi vengono generati sempre randomicamente i moduli. Però, diciamo, vengono scelti sempre da un certo gruppo di moduli in base al livello di difficoltà. E noi a livello 3 non l'abbiamo mai giocato. Avventuriamo. Proviamo. Fai tu, sempre. E poi la prossima faccio io. Sì, così è più difficile. Grazie. Poi tanto la parte difficile è quella mia. Non lo so.
Ora, questo io non lo so come si chiama. C'è una specie di valvolina della radio con una cosa che Ci sono lampeggia. megahertz scritti Sì. sotto, e allora è il codice morse. Chissà È allora, questo che si fa. interpreta il segnale dalla luce lampeggiante usando la tabella del codice morse per individuare. Sì, ciao, domani. Una delle parole della tabella. Il segnale continua a ripetersi indefinitamente con Io una. non l'ho fatta militare. Io parte, però non è questo il problema. Con una lunga pausa tra ripetizioni successive. Quando la parola è stata identificata, scegliere la frequenza corrispondente e premere il bottone di trasmissione TX. Non ho capito niente. Allora. In base a questa cosa che lampeggia dovremmo capire una parola. Ehi, Sì, ciao. ok. La lunghezza di un punto è un'unità, la linea sono 3 unità. Che vuole dire? Ah, uno spazio tra parti della stessa lettera. 3 unità, lo spazio tra lettere con. Sono 3 unità. Io come faccio a capire quando è che inizia la parola? Scusami, Michele. Devi. Bu. Allora, 3 punti. Io ho perso. Cioè, te li dico e tu te li segni, perché se devo segnare pure io. È una S, sono 3 punti. Vabbè, però. Dovrebbe essere 3 punti e Sì. Di una linea lunga. Due seguito. Ok. punti e una linea lunga. Ok. Un Un punto, una linea lunga. punto, una linea. Sì, vabbè. E poi un punto e una linea lunga, mi è sembrato. Di nuovo, ripetuto. Non lo so. Tu ce l'hai il Sì, ma manuale! non ce l'ho questa parola, non la trovo questa parola. No, non lo so, non lo so. Boh. Prova invece, alla fine, cioè no, erano niente perché siamo esplosi. Perfetto. Vai. Abbiamo cambiato di nuovo posizione, così vediamo col codice morse se non ci morsichiamo le mani. Ah, la bomba senza moduli. No, Mi sarebbe addirittura. niente, era già là dietro. Che sta cosa? Ma no! Allora, Zitti, non mi schiacciare. tasto Tasto cosa? grande. È giallo o Quando azzurro? c'è un 4 in qualsiasi posizione. Ah, sì, voglio tanto da qua. Non ti preoccupare. Che sta cosa? Ah, niente, l'ho spento, a posto. La sveglia. Tanto per darmi più fastidio. Sì. Allora, qua abbiamo 2 moduli nuovi mai visti. Bene. No, forse questo uno l'abbiamo visto. È il display con una scritta in alto e ci sono 6 pulsanti sotto. Sì, l'avevamo vista un'altra volta e non Ma siamo che riusciti. Ti hanno spento la luce, non ti preoccupare. è? Ma che è sta cosa? Dando Allora, è fastidio. no, è no. Intanto il display è no. Minuto, no, no, no. Dov'è? Non lo vedevo. Ok, allora devi guardare. La luce hanno spenta la mela. Ok. L'ultima fila e l'ultimo bottone. Tasto, insomma, quello che muovo Quindi manuale. il sesto, diciamo, Sì, l'ultimo. esatto. No. Di nuovo Sì. Cioè, è sempre no. Ok, minuto. Allora, blank. no. Non c'è. No. White. No. White, vabbè. No, First. no. What? No. Ready. Right. No. Right. Ok. Ok, verde. Nuovo coso è sempre di nuovo no. Sempre il E sesto quindi next. bottone. Next. What? Col punto No, interrogativo. sì, ok. Lead, è scritto LED. È scritto LED. Ultima riga, primo bottone. Right. Rigged. Yes. 2000. No. Nothing. Ok, a posto. Allora, questo è un modulo che non è mai stato visto prima. È un display con 5 lettere. E ci abbiamo delle freccettine, tipo forse una specie di password o codice. E ci sono praticamente delle freccettine su e giù in corrispondenza di ogni lettera, e sotto c'è un pulsantino con scritto submit. Password, devo capire però come funziona. Allora, io non lo so, vedi, tanto abbiamo 2 minuti.
I bottoni sopra e sotto ogni lettera scorreranno tra le lettere disponibili per quella posizione. Ok. Solo una combinazione tra lettere disponibili. Vabbè. Che ti devo dire? Allora, comincio a muovere la prima lettera e mi dici tutte le lettere che spuntano. Ma che è questa? Allora, intanto c'ho io una D di base. Dove? Nella prima posizione. E non la puoi spostare? Sì. Come si fa? Beh, io sto andando verso il basso. E c'ho quella che sembra una... O è una U o una V. Una U. Una U. Continua a scendere. La U non c'è. Puoi eliminarla, la U. R. R ce n'è una. E poi che devo continuare a scendere? No, a tentativi dobbiamo farlo. Ah. Allora, se per esempio è R giusta, vai nella seconda e vedi se c'è una I per caso. No. No? E no. Allora non è R. T. Ce ne sono diverse con la T. Vabbè, dai, la prima è la T ho messo, dai. Un H, vedi se c'è. Sì, c'è. Vai alla terza. Una E o una I? La E c'è. Vai alla quarta. S? No. No. E allora vai indietro alla seconda. Ciao, buonanotte. Vai alla seconda. Oltre alla T che cosa c'era? È sempre H. E allora la T è sbagliata. La A. Arrivederci era la parola. Ma è impossibile Perché a tentativi? Leggitelo come si fa. A sentimento. Allora, il display con i sei bottoni. Ok, fatto. Allora, giriamo. E la password di nuovo. Cioè, allora, facciamola. Se ne sta andando la luce. Vabbè, è illuminato. Allora la prima lettera. Una K. Una K. Non ci sta. Una I. Non ci sta. Una B. No. Una U. Mi sembra di no. Una P. Una P c'è. Ok, poi la seconda. L. Sì, la terza. A. No, la seconda, dimmi di nuovo. No. Dopo la P che cosa c'è? Non è... Allora, PL era? Sì. A? A me detto no. No, no, dimmi dopo la P invece della L. Aspetta. Seria. No, mi sa... No, ok. La, dopo una... Quindi PO, diciamo. PO. No. No, non c'è la P. E allora la P è sbagliata. Ok. TH, ok. Poi terza. E? Sì, quarta. I? No, torna alla terza. Sempre TH e R? No. Una S? Sì. Una E? Sì, ok. Fatto. Oh, press, bottone. Mia. Bottone bianco, con scritto press. Ci abbiamo una poca di batterie. Allora. Un minuto e venti. No, vabbè, ce la facciamo. Non trovo il press. Mi sa che non c'è. Allora, tieni premuto e mi dici il... Non c'è la cosa quella dei... Car, SK, poi che non c'è niente. Tengo premuto? Sì. Bianco? Quando c'hai un 1. Vai, fatto. Oh. No, fatto. Quello della password è impossibile, però dai. Ma io ne scorrevo tipo... Era messo che le giravo così, già me le guardavo tutte. Un minuto e due secondi. E vai quello col codice morse, ti voglio. Ma lo finiamo qui il video. Anche perché tipo è un'ora di registrazione e dovrò tagliare un macello di roba. Se voi non vi volete gustare un'ora di noi alle prese con le bombe.
dei nostri sproloqui. Vabbè, a parte quelli. Bene, terrestri, questo era... sono pure dimenticato come si chiama, fammi da coverti. Keep Talking and Nobody Explodes. Questo titolo, tra l'altro, lo troverete sui consigli di Natale, degli acquisti di Natale. Proprio è il titolo che ho consigliato io ed effettivamente è un titolo, diciamo, adatto per essere giocato in... attorno a un tavolo con gli amici, perché no? Bene, terrestri, io direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo di controllare le nostre coordinate in descrizione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!